Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è venerdì e inizio subito andando ad attaccare una lavastoviglie e successivamente una lavatrice. Dopodiché andiamo su e iniziamo a dare la pittura al muro. Thank you.
oggi abbiamo finito. Hanno dato una mano tutti quanti. E... vabbè. E niente, adesso devo fare la lavastoviglie e preparare la cena. Sono le 18 che ha suonato adesso la sveglia per iniziare a preparare la cena. E diciamo che stiamo andando al passo che volevo io. Quindi domani dobbiamo dare lo smalto nello zoccolino. E mi devo andare a fare la doccia perché sono tutta sporca. Devo dare lo smalto nello zoccolino e poi dobbiamo... Au. E poi dobbiamo... finire una parete, quella dove adesso c'era la cassettiera, quella marrone scuro. Dobbiamo fare anche quella parete lì domani. E poi basta, sostanzialmente per domani faremo quello. Puliamo bene gli interruttori, così almeno domenica riusciamo a smontare il mobile a ponte da sotto e portarlo su. E sarà una giornata impegnativa anche domenica, penso lo faremo al pomeriggio, anche perché al mattino devo prima svuotare l'armadio, quindi penso lo faremo al pomeriggio. E niente, quindi questo è quanto, per il momento siamo così, il bianco oggi in pratica l'abbiamo dato, e la differenza, come avete potuto vedere dall'ultima clip, anche se non parlavo, è notevole, per fortuna. E diciamo che infatti questo muro un pochettino sporco aiuta, perché così almeno capisci dove sei arrivato, dove non sei passato e poi vedi la differenza. E basta. Quindi adesso vado a fare questi due lavoretti. Le bambine intanto si stanno lavando, io mi laverò sempre stasera prima di andare a dormire. E intanto guardo qualche video... Adesso sto guardando i video di un canale YouTube che si chiama Una Vita Semplice, che sono due ragazzi che hanno comprato da poco una casa. Lei ha iniziato i video in quarantena, e, nel primo lockdown, se non ho capito male. E praticamente hanno da poco comprato questa casa. E ci stanno praticamente portando con loro nella ristrutturazione. Sono due ragazzi veramente molto semplici. Lei è una scrittrice di gialli, che infatti presto comprerò, perché non so se ve l'ho mai detto, ma sono i miei romanzi preferiti, la cosa che mi piace di più leggere. Infatti mi ricordo quando eravamo più piccoli, abitavo ancora con la mamma, guardavamo sempre La Signora Fletcher, e... perché ci piaceva, quindi non vedo l'ora. E poi lui invece è un pittore, fa dei disegni, ha anche un canale YouTube lui, che è sempre, c'è il link sempre nei video sotto che fa lei, dove comunque sono presenti sempre tutte e due, e li fa anche su commissione e niente, quindi comunque fa dei disegni veramente bellissimi, molto belli. Cioè, si parte da un fondo e quando poi vedi la fine dici, ma com'è possibile? E quindi sono veramente due ragazzi che mi piacciono molto. Mi ero iscritta al canale, poi per varie vicissitudini non avevo guardato tantissimo se non l'home tour. Ma adesso li sto seguendo e sto guardando anche i video vecchi e devo dire che mi piacciono veramente tanto. Il nome, ve lo ripeto, ve lo lascio scritto anche qui, non è una collaborazione, non ci siamo sentiti, però mi fa piacere consigliarveli perché sono veramente delle ottime persone. E il nome del canale YouTube è Una Vita Semplice. E buon, quindi adesso vado a fare questi lavori, vado a guardare i miei video e poi ci aggiorniamo, magari penso ormai domani, non so se stasera gioco, non lo so, perché sarà anche questa una giornata abbastanza stancante. Comunque,
se non gioco, ci aggiorniamo poi direttamente domani mattina. Ciao! Thank you.
aggiornarvi. Vabbè, come avete visto, ho dato lo smalto nello zoccolino. Qui è dove andrà messo l'armadio. E quindi ho iniziato a dare lo smalto nello zoccolino lì, in modo che per domani è asciutto. Leviamo lo scotch, puliamo gli interruttori, mettiamo il tappo là dove c'è quel buco che non ci passa però corrente, quindi però mettiamo il tappo perché comunque così sta male, e così almeno domani veniamo a montare la camera qui, il mobile a ponte, così almeno abbiamo fatto, cioè almeno qui è a posto. Oggi, come avete visto, le bambine, allora abbiamo dato il bianco lì, che la differenza è notevole da come era prima, e poi qui le bambine, aspettate, qui come avete visto hanno dato lo stucco lì in fondo, che praticamente gli ex padroni avevano fatto passare, uscire un filo da questa presa, e l'avevano fatto passare lì un buco lì e andava di là, e loro ci avevano attaccata la stufa. Per un po' noi l'abbiamo usata così, non avevamo però fatto caso, vabbè, che arrivava da lì, vabbè, lascia stare che c'è un impianto. Quindi ho levato quel filo che non mi piaceva, e tanto lì la stufa non verrà più messa, non sarà messa lì la stufa nuova, quindi lì non ci serviva corrente. Devo controllare se c'è corrente in quella presa là, perché non lo so, devo controllare. E quindi qua praticamente oggi diamo il bianco, finisco di dare nel soffitto qui. No, aspettate, qua e i muri qua, qui sopra la porta, e qui finiamo, andiamo avanti a dare il bianco, così almeno qua siamo a posto, siamo e qui dove praticamente non devono toccare per cambiare la botola. Infatti la prossima tappa è dare il bianco qui, così rimetto a posto alcune di queste cose e così sposto l'armanacco, quello lì, che ho dei grandissimi progetti per lui, così almeno spostiamo quello lì e posso dare il bianco anche in quell'angolo lì e finire lì dove c'è la finestra, così rimane proprio solo più la striscettina, il quadratino, il rettangolino, diciamo, proprio lì dove c'è la botola, lì, questa striscia di muro, questa striscia di lato di muro e lì proprio dove, intorno alla botola praticamente, basta, perché sinceramente se no viene un casino, ci metto troppo tempo, ma almeno la parte grossa riesco a sistemarla della camera, e poi rimane appunto solamente più quel piccolo pezzettino, anche perché ancora non ho sentito il signore. Se non lo sento entro stasera, domani è domenica quindi non penso si faccia sentire, comunque chiamiamo poi lunedì in modo da sapere, tanto lunedì dobbiamo andare in discarica e dobbiamo andare a fare la spesa perché non c'è quasi più niente. Quindi tanto lo chiamo e vedo un attimino se hanno preparato i preventivi, se si può cambiare solamente la cosa sarebbe perfetto, perché comunque ha detto che la scala è ancora buona, quindi e niente, quindi oggi andiamo avanti così. Vi ho dato qualche aggiornamento. Manuel, mentre noi stavamo facendo qui, ha preparato, cioè, l'avanzato del riso che abbiamo fatto ieri sera a cena, era in bianco, e quindi Manuel l'ha condito e adesso l'andiamo a mangiare in insalata di riso con la salsa di soia, ovviamente, perché adesso scoperta quella, non esiste più niente. E niente, comunque, come vedete, i lavori stanno procedendo. Domani, dopo aver montato la camera, andrò a dare lo smalto lì e appunto qui, in modo da portarci avanti un pochettino con i lavori, perché altrimenti stiamo troppo fermi e non va bene. Devo riuscire a fare la camera
lasciando solamente quel quadrato lì, perlomeno nella maggior parte delle sue cose è pronta. Infatti, ordinerò anche le scrivanie per i bambini. Adesso dobbiamo solamente pensare bene a che colore prenderle, perché il modello che va bene per noi, perché quella parete lì, da finestra a finestra, le andremo a mettere le scrivanie, è 180. Quindi, devo prendere due scrivanie che non siano più di 90. Il problema è che solamente certi modelli sono così. Quella di Ikea, molto carina, mi piaceva, però è 70, quindi è troppo piccola. Ma invece su Amazon ne ho vista una che è 90, molto molto bella, però ha tre colori: bianca, nera e color legno. È che è un color legno diverso da tutti quelli che avranno loro nella camera. Quindi non è che sono molto convinta. Bianca, ho paura che, essendo una scrivania, poi se si sporca, poi magari si sporca e non viene più pulita, anche se, a meno che non ci versi sopra non so che cosa. Io mi ricordo quando con la mamma andavamo a pulire le scrivanie con il prodotto con cui pulivamo le scrivanie, perché mia mamma faceva le pulizie in banca tantissimo tempo fa e io l'ho sostituita anche qualche volta. E mi ricordo che veniva via tutto, quindi in teoria dovrebbe venire via anche da lì, se si puliscono, diciamo, regolarmente. È una cosa che cioè, dovrebbero fare loro, però che poi con l'andare a scuola probabilmente farò io tutte le mattine. Infatti vorrei che lo lasciassero piuttosto libere, in modo che due spruzzate, il pannetto e la scrivania è pulita. Se devo iniziare a spostare gingilli e gingillini e poi rimetterli a posto, cioè non mi passa più. L'unica cosa che posso accettare è il portapenne matite, magari. Però c'è, cioè, cose che magari siano appunto così, non tante cosine, che poi per spostarle ci va una vita. Stavo guardando perché avevo visto Olivia, non la vedevo più, guardavo dov'era. Comunque, quindi sono indecisa, perché poi sarà tutto su color legno e bianco, perché la camera che abbiamo di sotto avete visto com'è. Quindi devo cercare di capire come fare. Nera mi piaceva tantissimo a me, però non c'entra niente con la camera. Invece bianca, se io dipingessi di nuovo le porte della camera, le ridipingessi di bianco, proprio bianco bianco, perlomeno le scrivanie si appiccicano alle porte, perlomeno ci sarebbe un minimo di continuità. Ho già delle intenzioni del genere, però le potremo fare solo, anche se d'inverno non so se sia una cosa sensata da riverniciare, però o l'anno prossimo o comunque dopo la festa di settembre, perché così lì avrò un grosso spazio, posso mettere tanti giornali per terra, mettere un tavolino come appoggio, quindi sarebbe, e non è in casa, lì c'è sempre il finestrotto aperto. Quindi asciugherebbe, reggerebbe bene, però devo capire se è una cosa fattibile, scusate per il dito, in quel periodo lì, oppure se è meglio aspettare poi quando fa più caldo. Non lo so. Ma io penso che sì, basta che non lo si fa in casa. Boh, vedremo poi. Comunque, per il momento, ovviamente i mobili rimangono questi che vi avevo detto, li andremo a pulire bene bene bene, anche quel mobile là tutto scrauso che ha disegni, stickers, andiamo a levare tutto, lo puliamo bene, quindi per adesso rimane così, ma per lui ho grandissimi progetti, grandissimi proprio. E anche per la panca, che oggi ci hanno appoggiato sopra i rulli, non so se si vede, se rende dal video, ma l'hanno dipinta un po' di bianco per scaricare il colore dei pennelli, che adesso devo portare giù a lavare, e anche i rulli, se no oggi il bianco lo diamo con le dita. E niente, vabbè, adesso noi andiamo a mangiare, scusatemi se ho parlato così tanto, e parlo sempre troppo. E andiamo a mangiare, e poi dopo pranzo appunto ci sono altri lavori, quindi li vedrete. Allora, a parte la zanzariera sporca, volevo farvi vedere, se riuscite a vederlo, che è di nuovo nuvolo.
Anche i piccioni corrono da una parte all'altra per cercare riparo, perché è di nuovo nero e tra un po' piove. No, sta già piovendo. Ah, sta già piovendo? Sta già piovendo, infatti i piccioni stanno cercando e tuona fortissimo. Ah, davanti si vede proprio. Come i piccioni. Ecco, adesso vedete anche la pioggia. No, no, adesso si prenderà anche un bicchiere per poggiare. Che stress questo tempo però. Come sei brava, Pia. Brava. Hai ragione, oh mio Dio. Guarda qua. Devi passare, in realtà qui dovremmo passare lo stucco. Tablezzo video a mano. No, tablezzo. Di casino, ma Pia, prima di toccare il borsellino di Sabrina, sta giocando ai travasi. Questo qui è il cavallettino a cui Gabriele ha rotto qualche cosa, non mi ricordo più cosa. Comunque Pia sta giocando ai travasi con le nocciole, vero Pia? Io adesso devo andare a fare nocciole. Dove le metti le nocciole? Questo lo metto. Le metti in questo contenitore? Sì. Brava. Grazie. Poi, adesso Sabrina e Giada si vanno a fare la doccia. Io intanto preparo... Non buttarle a terra però, che vorrei mangiarle. Sì. Io vado a caricare la lavastoviglie perché sì, la devo ancora fare. Ma abbiamo fatto i compiti, come avete visto. Sabrina, lascia fare a Pia i travasi da sola. E poi siamo andati a su che abbiamo dato il bianco sempre come avete visto in un altro punto e quindi è rimasto tutto da fare. Adesso vado a fare questo e poi metto su, tanto metto sulla cena e boh. Tanto Pia continua a giocare a questo gioco dei travasi di nocciole anche dentro lo scotch. Dove lo devo buttare? Qua. Sì. E boh. Basta. Questa è la nostra. Dove la devo buttare? Diciamo pre-cena. Qua. E per cena ancora non ho bene in mente cosa fare. Ve lo faccio sapere strada. Allora, ci stiamo come vedete per mettere a tavola. E per noi ho optato per una pasta panna e tonno. E invece per loro gnocchi al pesto. E così da far andare anche un po' le cose. Lunedì devo andare a fare la spesa e infatti domani devo anche trovare il tempo per guardare quello che ho e infilare nella spesa solamente
quello che mi manca per creare delle ricette con la roba che ho già, perché così almeno la smaltisco, perché sennò rimane lì e non mi piace che la roba rimane lì troppo tempo. Adesso andiamo a mangiare e ci vediamo domani. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo giorno. Smettetela, non ridete, perché... Allora, qui ci sono già... Sposta un po'. Ci sono Giorgia e Nicole qui in videochiamata. E adesso ci stiamo... Oggi è il primo di agosto. E quindi, come ogni, no, come ogni anno, no, perché l'anno scorso non l'abbiamo fatto. Però non l'abbiamo fatto? Sì, che l'abbiamo fatto. Papà dice di no. Papà dice di no. Ma sì che l'abbiamo fatto, cosa dici? Dice Giorgia. Comunque, gli diamo un regalo al giorno per fino al suo compleanno, che è il 7. Quindi adesso vedrete la consegna del primo regalo che abbiamo scelto più o meno tutti, cioè la maggioranza ha vinto praticamente. Ma davvero? E quindi adesso lo vado a prendere e poi tutti assieme glielo diamo. Ah, il tuo regalo è quello? No, è quello di... Sei pronto? Sì. Non so quanto ti piace. Ma in teoria mamma per quello riccio vorrebbe anche il mio regalo, perché c'è un... Poi tutto assieme verrà. No, non è che se non ha subito regalo, questo no, mi esplode. No, se non... Devi tenerlo con le due mani, se no cade. Ok, va. Puoi aprire gli occhi. No, volevo dire una cosa. L'hai presa all'incontrato. La base per far raffreddare la play. Perché non sapevo che esisteva una base. E anche per appoggiarci le cuffie. Quelle lì che non hai. E anche per metterci i joystick. Ma se ne ha solo... Se ne ha solo uno. E ne mette solo uno. Ma già. Come ha fatto male la fare della play 5. Qua c'è papà. Oh, anche per il telefono. Possiamo anche mettere i giochi. Anche per il telefono. Padre, guarda. Questo qua è regalo da parte di Giorgio. Grazie, Giorgina. Mamma. Giorgia. Ti raccomando. Papà ti ha detto grazie. Grazie. Figa. Sì, ma non lo vedi. Ciao, Nicole. Ciao, Nicole. Ciao, Maurizio. Maurizio. No, Maurizio. Bene, adesso lo apriamo e lo mettiamo allora, non diciamo parolacce per cortesia. Grazie. Allora, questo qui è il supporto montato della PlayStation 5. L'abbiamo preso su Amazon, quindi vi lascio poi il link sotto nel caso vi interessi, se dovete fare un regalo. Qui c'è la ventola, il pulsantino che praticamente schiacci tu quando vuoi che parte, se no è spenta. E adesso stiamo cercando di capire come capire quando il joystick è sotto carica, perché Gabriele gli sembra di aver visto che questi due disegni, uno di questi due disegnini in base a dove è il joystick, dovrebbe diventare rosso quando è sotto carica. O comunque almeno far capire che c'è qualcosa sotto carica. E invece per adesso non dice niente, quindi stiamo cercando. Qui noi abbiamo messo momentaneamente le cuffie di Giorgia, se no ci andrebbero le cuffie della PlayStation 5. E qui ha due attacchi appunto per il joystick e poi va attaccata così il filo con cui normalmente si carica il joystick attaccato alla play. Si mette attaccato qui alla base, così gli dà corrente, e il filo che è qui dentro si attacca alla play. Se ti diverti con e basta. Questo qui è il primo regalo di Maurizio. Adesso andiamo a smontare la camera.
Thank you.
finito di montare la camera, abbiamo anche già cenato, direi che è venuta molto bene, cosa dite? Mi piace un sacco, adesso ve la faccio poi vedere bene. Questi qui, questi ripiani sono così perché li abbiamo aggiunti noi, non erano così. Qui c'era il pezzo lungo per appendere i vestiti, ma siccome a noi servivano i ripiani per mettere la roba di Pia, li avevamo fatti fare così, e qua anche perché tanto di roba appesa, avete visto, non è che ne abbiamo tanta. Ci sono poche camicie, ma non le mettono mai, fortunatamente, perché io odio le camicie, soprattutto raffreddare. Comunque, c'è ancora molto casino. Domani andremo a finire vari punti, sia dell'armadio, sia della camera, dove devo ancora colorare lo zoccolino, eccetera, eccetera. Così poi diamo anche una bella pulita a questa finestra, che tanto qui abbiamo finito. E niente, così almeno piano piano sistemiamo. E poi mi manca solamente questa benedetta botola. Oggi non so se sono riuscita a filmare perché poi mi si è scaricato il telefono. Comunque avete visto che ho pulito già tutto l'armadio, anche sopra bene, l'ho pulito bene dappertutto, così domani mettiamo le ante, puliamo bene anche quelle perché obiettivamente sono sporche. E poi andiamo a... andiamo a sistemare già un po' di roba all'interno, quindi i vestiti di Emanuele e Gabriele, così almeno poi quell'armadio quando lo sposto è più leggero, le lenzuola che invece sono nell'altro armadio, così almeno cerchiamo un attimino di sistemare, iniziamo a dare un senso, anche loro iniziano a capire gli spazi che hanno e poi volevo andare a finire lì, perché così almeno poi rimetto questa scrivania a posto, e se riesco domani vorrei anche portare su uno dei letti, perché sapete che i letti me li aveva, un letto me l'aveva dato Sara, l'altro non credo che lo andremo a prendere molto velocemente perché Maurizio con questo ginocchio ha messo di nuovo un po' male, e quindi molto probabilmente per qualche giorno non andrà a lavorare e quindi non può passarlo a prendere da Sara. Appena Maurizio potrà, lo andrà a prendere. Nel frattempo inizio comunque a montarne uno, così almeno vedo anche l'effetto che fa. Ovviamente è di questo marrone scuro, forse anche di più, e quindi non starà benissimo, ma ho dei progetti per quei letti. Invece questa mi piace perché è dello stesso colore della camera e quindi questa è perfetta così. Invece per i letti, per questo non lo so, ma per i letti ho sicuramente grandissimi progetti, e quindi e questa qua, visto che è dello stesso colore della camera, assolutamente da sistemare. Cambierò i pomelli perché ovviamente non posso lasciarli quelli lì. Adesso ci sono questi qua ad animaletto, però ormai loro sono grandi, quindi metterò degli altri pomelli che se ritrovo volevo prenderli uguali anche e cambiare quelli anche della camera, in modo che sono uguali, così almeno tutti i pomelli sono uguali. Adesso devo ancora vedere perché normalmente non guardo queste cose perché non mi interessano, quindi per adesso rimane uno così. Poi mano a mano che magari vado tipo alla prealpina piuttosto che al brico, anche dai cinesi, se trovo qualche pomellino carino che mi piace, anche fosse di questo marrone, è che poi qui non si, qui sarebbero belli bianchi visto che è tutta marrone, e invece lì magari dello stesso modello, però lì visto che le ante sono bianche, di questo marrone, e invece qui visto che è tutta marrone, bianchi, così almeno i due colori che vorrei tenere in questa camera sono questi, bianco e marrone, e questo marrone noce, penso, noce chiaro, boh. Comunque la cameretta sta venendo benissimo, mi piace tantissimo,
e sono proprio contenta e non vedo l'ora proprio di proseguire, di andare avanti anche con tutte le altre stanze. Però intanto voglio finire questa qui. E poi piano piano è faticoso dare il bianco, eh? Dare il bianco da sola, dare il bianco con i bambini, stare attenta a Pia, uno di loro li deve sempre stare dietro, poi ogni tanto le mettiamo i video o sul tablet o sulla TV in modo che sta brava, però gioca anche abbastanza, cioè ho visto che oggi per esempio mentre montavamo la camera per tenerla proprio tranquilla e buona, perché avevo bisogno comunque dell'aiuto di tutti, perché Maurizio essendo fuori combattimento non ci ha potuto aiutare tantissimo. L'abbiamo messa seduta qui sulla sua seggiolina con i suoi video e ogni tanto le parlavamo, le chiedevamo, però lei era lì tranquilla, guardava i video, anche perché non glieli faccio vedere spesso. Non mi piace tanto che sta attaccata a questi video, lei ci starebbe sempre, ma a me non piace. E quindi l'abbiamo messa lì, però per il resto diciamo che cerco di intrattenerla, ovviamente mentre diamo la pittura deve stare ferma perché sennò fa pasticci, comunque è piccola e quindi niente. Adesso io sono venuta qua per farvi vedere come era venuto, per salutarvi, per ringraziarvi perché stiamo crescendo tantissimo. E niente, per dirvi che sono stanca stasera, non ce la faccio più. E che quindi adesso Pia si è già addormentata, abbiamo mangiato, adesso Manuel sta scaricando e ricaricando la lavastoviglie. È da fare 2 volte almeno, quindi l'andrò a fare poi anche io. Nel frattempo mi corico un po' e mi rilasso. E poi ci diamo il cambio, quindi io vado a fare la lavastoviglie e lui si rilassa, poi fino a domani basta. Quindi io vi ringrazio, vi saluto e niente, fatemi sapere cosa ne pensate del regalo che abbiamo preso a Maurizio, del supporto per la PlayStation 5. È abbastanza comodo se solamente capiamo come fare per far attaccare i joystick in modo che li carica, siamo a posto, abbiamo vinto il Super Enalotto praticamente. Domani, quando arriveranno al lavoro, secondo regalo e niente. Io vi saluto, vi mando un bacione e noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!